Buonasera da Fabio Ferri, amici sportivi di Teleiride, e bentornati a T-Sport, il nostro consueto appuntamento con l'informazione sportiva della provincia di Firenze e della regione Toscana. Oggi apriamo parlando di Fiorentina, una Fiorentina messa KO da Higuain nella partita di questo weekend contro il Napoli. Noi, per analizzare la gara, ci affidiamo alle parole del mister Vincenzo Montella. Allora, credo che il primo tempo sul Napoli ci sia stato superiore, soprattutto dopo 10-15 minuti, col passare dei minuti ha preso campo, ha preso più sicurezza di noi. Noi siamo stati bloccati, secondo me, mentalmente, dovuto anche a poco coraggio. Forse questa squadra veramente sente la pressione del risultato in maniera particolare. Viceversa, il secondo tempo abbiamo cambiato modulo, ecco perché è andato a cambiare fascia, in maniera diversa, e abbiamo avuto, credo, la partita in pugno. Abbiamo subito gol nel nostro momento migliore. Si può fare tanti discorsi, ma nel calcio conta chi segna e chi non segna. Napoli ha segnato e noi no, ma nel computo generale non credo che la squadra meritasse la sconfitta, francamente, anche se appunto abbiamo fronteggiato una grandissima squadra, perché per me è tale, con grandissimi giocatori, soprattutto nelle zone di campo decisive come l'attacco, e abbiamo perso la partita per episodi di questo tipo. La squadra ha dato tutto quello che poteva dare, mi è piaciuta la volontà, mi è piaciuta questa determinazione, non voler perdere in nessun modo. È un momento che gira male, gira così, la fortuna non ci assista, perché anche oggi ci sono state tante situazioni che la squadra potesse fare gol. L'importante è non perdere le nostre sicurezze, non perdere la nostra compattezza e non lasciare le porte aperte per gli spifferi, perché nell'ambiente del calcio è molto facile infilarsi e andare avanti con la nostra idea di calcio, sapendo che nonostante questo qualcosa di più possiamo fare. Deve fare qualcosa in più la Fiorentina di Vincenzo Montella per uscire da un periodo di crisi, esce da un periodo difficile l'Empoli di mister Sarri, che dopo un mese torna alla vittoria e lo fa battendo la Lazio al Castellani. Una vittoria importante. Allora andiamo a vedere il servizio e ascoltiamo le parole di Sarri. Una vittoria importante perché sono punti fatti contro una grande squadra, una squadra che veniva da 16 punti in 6 partite. Nell'ultima 6 partite abbiamo fatto 5 vittorie e un pareggio. La squadra che dalla panchina ha fatto alzare un campione del mondo, quindi per noi è una vittoria importantissima. Penso sia stata tutto sommato anche una vittoria meritata, perché dopo il doppio vantaggio non è che abbiamo concesso tantissimo al ritorno degli avversari. C'è stato forse un pizzico di applicazione e di attenzione in più, e oggi non abbiamo sprecato la buona prestazione che abbiamo fatto. Poi è chiaro che noi, avendo una squadra giovane, avendo nei ruoli chiave giocatori giovanissimi, qualche ingenuità, qualche errore, purtroppo penso che faccia parte della crescita di questi ragazzi. L'Aquila di Pioli, dopo 6 risultati utili consecutivi, interrompe il suo volo nel cielo azzurro di Empoli. Castellani in estasi dopo il primo gol stagionale di Federico Barba, alla sua seconda presenza in campionato al posto dello squalificato Tonelli. Un gol che vale un record. 18 anni fa, infatti, Marco Osio segnava la prima rete dell'Empoli in massima serie. Era il 14 settembre 1986, Empoli-Inter 1-0. Ieri, con lo splendido colpo di testa di Barba, l'Empoli ha raggiunto le 300 reti in Serie A. Probabilmente un gol che vale ancora di più, per chi come lui è nato a Roma e cresciuto nel settore giovanile giallorosso. Gli azzurri propongono il loro calcio, Macarone raddoppia. I biancocelesti tentano di riaprire la partita con Djordjevic, determinante Sepe nel salvare più volte il risultato. I 3 punti fondamentali per l'Empoli, sia in chiave psicologica che di classifica, portano gli azzurri a quota 10. Quartultimi al pari dell'Atalanta. Intanto arriva la sosta del campionato. Sono ben 9 i giocatori azzurri convocati con le rispettive nazionali. L'ultima chiamata in ordine cronologico è arrivata a Daniele Rugani, convocato da Conte in nazionale maggiore per la gara contro la Croazia del 16 novembre a Milano e l'amichevole del 18 a Genova contro l'Albania, in cui il giovane centrale azzurro affronterà il compagno di squadra Isai. Michelis e Zielinski saranno invece avversari nella sfida tra Georgia e Polonia, valida per la qualificazione agli Europei 2016. Impegnati anche Matteo Bianchetti con l'Under 21 di Di Biagio, che se la vedrà con la Danimarca, e Federico Barba con l'Under 20 per un amichevole in programma il prossimo 13 novembre contro la Francia. Radonjić invece sarà impegnato con l'Under 19 serba, mentre il venezuelano Signorelli affronterà in amichevole Cile e Bolivia. Da considerare anche l'impegno del giovane della primavera Alessandro Più, che con l'Under 19 azzurra affronterà l'Inghilterra.
E parliamo adesso di Serie A1 di pallavolo femminile, perché è stato un weekend senza dubbio particolare, quello delle due realtà toscane che militano in questo campionato, un weekend particolare per il Bisonte Firenze e per la Savino del Bene Scandicci, un weekend che ripercorriamo nel prossimo servizio. Che non sarebbe stato un weekend banale, si era capito già dalla vigilia. Che il 9 novembre si sarebbe trasformato in uno di quei giorni da non dimenticare, si è capito solo in corso d'opera. Bisogna fare ordine per raccontare il fine settimana di Savino del Bene e Bisonte Firenze, e allora è obbligatorio farlo partendo da Vanni di Filippo. Il patron dei Bisonte, infatti, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sabato mentre raggiungeva Novara per la partita. Ad oggi le sue condizioni risultano stabili e pare che l'uomo, che con la sua azienda dà il nome alla squadra fiorentina, assolutamente cosciente e vigile, abbia più volte chiesto il risultato delle sue ragazze nella giornata di ieri. Una curiosità, quella del patron del Bisonte, che forse nascondeva qualche premonizione, perché Firenze, impegnata contro una Novara che mercoledì giocherà in Coppa Cev contro il Krasnodar, ha strappato nella gara di ieri il primo storico punto in A1, salendo a quota 1 in classifica. 3-2 per Novara, ma le quarte in classifica della scorsa regular season hanno sofferto non poco per ottenere la vittoria. Una sofferenza iniziata nel primo set, vinto da Firenze 25-27. Nella seconda e terza frazione di gioco, certo, Novara è stata poi in grado di rialzarsi e cambiare musica con un 25-11 a chiudere il secondo set e un 25-18 per chiudere il terzo. Ma nella quarta frazione di gioco il Bisonte è tornato in corsa con il cuore e l'orgoglio, vincendo 21-25. Al tie break poi è arrivata la sconfitta 15-5 che ha chiuso la partita, e insieme a questo le lacrime delle giocatrici che hanno appreso la notizia dell'incidente del patron dal presidente della società Elio Sità. Mentre il Bisonte strappava il primo punto stagionale, la Savino del Bene si inchinava alle campionesse d'Italia di Piacenza in una gara aperta dalla premiazione di Diana Muresan come migliore opposto della scorsa stagione per i lettori di Pallavoliamo. Prima della gara, come su tutti i campi di Serie A, è stato esposto in apertura il messaggio di solidarietà Free Goncek, un messaggio di vicinanza a Goncek Gavami, ragazza inglese condannata in Iran a un anno di prigione perché voleva assistere a Iran-Italia dello scorso 20 giugno. Un pregara ricco che ha fatto da prologo ad una partita che ha visto un successo di pubblico per Scandicci. Per la prima volta davanti agli appassionati di casa, la Savino del Bene ha giocato una buona partita, pur non riuscendo a vincere nemmeno un set. Lo 0-3 finale, scandito dai parziali di 21-25, 27-29 e 22-25, racconta di una partita giocata punto a punto, di una Piacenza non certo al massimo della forma e di un rimpianto per la Savino del Bene, che ha mostrato sbavature diverse rispetto alle imprecisioni viste contro Bustarsizio. Sbavature senza le quali sarebbe stato possibile strappare anche un set ad una corazzata come Piacenza. Scandicci è però ancora in rodaggio e ci sarà tempo per stupire. Dal mio punto di vista non troppo bella, perché abbiamo giocato con troppo disordine e non sfruttando bene le tantissime occasioni che abbiamo avuto in contrattacco. Dobbiamo crescere in certi fondamentali, sicuramente dobbiamo mettere un po' di ordine e dobbiamo trovare una continuità nel gioco che ancora non ce l'abbiamo. Oggi è andata così, però era comunque una squadra forte e noi dobbiamo crescere. Sappiamo che sia Piacenza che Busto sono in lotta per vincere il campionato e quindi ce la siamo giocata, poteva andare meglio proprio. È vero, per me oggi è stato un giorno molto importante, sono stata molto emozionata. È stato come un cocktail di emozioni avere i miei genitori, che non mi hanno visto da quasi 5 anni giocare pallavolo, che mi hanno fatto tra l'altro una sorpresa. Giocando anche per la prima volta in casa con questo pubblico stupendo che è venuto a sostenerci, è stato un bel po' emozionante. Ci dispiace che non siamo riusciti a giudicarci almeno un punto, che era molto possibile farlo, però ci concentreremo per le prossime partite, faremo del nostro meglio. E abbiamo sentito proprio in chiusura di servizio le parole di Diana Muresan, premiata come migliore opposto della scorsa stagione di pallavolo. Poi abbiamo sentito ovviamente anche le parole di Bellano e della capitana della squadra Tina Lipicer. Adesso spostiamoci alla pallanuoto di Serie A1 maschile, dove è arrivata la quinta sconfitta su 5 gare giocate per la Rari Nantes Florentia. Una sconfitta che fa male e che soprattutto lascia ancora ferma a 0 in classifica la formazione di coach Vannini. Affonda nelle acque amiche della piscina Bellariva la Rari Nantes Florentia di coach Vannini, che nella quinta giornata del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 ha perso la gara contro la BPM Sport Management di coach Baldinetti e dei numerosi ex. Non sono bastati i due salvagenti cinesi alla formazione fiorentina,
che tra le sue fila vedeva l'esordio dei due nazionali Tan e Liang. 0-9 il risultato finale con i parziali 0-1, 0-3, 0-2 e 0-3. Ospiti subito al comando dalla prima frazione di gioco, quando a sbloccare la fase di studio ci pensa Ivovic. Nel secondo quarto il protagonista indiscusso è Sadovi. Il centroboa ucraino, naturalizzato italiano, si procura due rigori per la gioia di Filipovic e Bini, che trasformano senza esitazioni. A concludere il secondo quarto è Razzi, che fissa il risultato sullo 0-4. Nella terza frazione la BPM Sport Management, che sbaglia un rigore con Filipovic, dilaga con la penna e ancora con Ivovic, che firma la personale doppietta e sale a quota 4 centri in campionato. Nell'ultima fase di gioco a fissare il punteggio sul definitivo 0-9 ci pensano Filipovic, Andrea Di Fulvio e la penna. Per la BPM, ora terza a 12 punti in classifica, è la quarta vittoria in 5 gare, mentre per la Rari Nantes è la quinta sconfitta in fila. A fine gara, coach Baldinetti ha dichiarato: onore alla Rari Nantes Florencia, che ha giocato bene soprattutto i primi due tempi. Ottima partita da parte nostra. A mio avviso stiamo crescendo come squadra e lo abbiamo dimostrato anche con la Prorecco, dove avremmo meritato il pari. Molto bene la difesa, continua l'allenatore della BPM, con la quale prendiamo pochi gol, merito di una buona organizzazione e del nostro portiere Volare. Credo che con questo organico possiamo ambire almeno al terzo posto. Ricevere l'applauso degli spettatori dimostra come il pubblico di Firenze sia sportivo e preparato nella disciplina della pallanuoto, oltre che legato ai 5 ex che hanno lasciato un buon ricordo. Nel prossimo turno per la Rari Nantes arriverà la gara cruciale contro la SS Lazio Nuoto, altra formazione che come quella fiorentina si trova sul fondo della classifica con 0 punti. Per riemergere dalle scure acque della zona retrocessione occorrerà una vittoria il prossimo venerdì 14 novembre. E nel fine settimana si è giocato anche il sesto turno del campionato di Serie A di rugby, una vittoria per il Firenze Rugby 1931 importante, 21-19 sull'Unione Rugby Capitolina, mentre sconfitta in trasferta per l'Unione Rugby Prato Sesto, battuto 71-5 dall'Accademia Ivan Francescato. Ovviamente parleremo di palla ovale ampiamente domani nel nostro TG. Per il momento vi do un cordiale saluto e un buon proseguimento con i programmi di Tele. Non dimenticate infatti gli appuntamenti con A come Azzurro e Viola Express in onda stasera, sempre sul 96 del Digitale Terrestre. Arrivederci.